acceso. Allora, intanto buonasera, il Libraccio ci ospita per presentare il libro di Gianluca Briguglia, che è L'Ape e la Colomba, Malcolm X, Martin Luther King, l'editore è Einaudi. E Gianluca Briguglia è docente di storia delle dottrine del pensiero politico all'Università Ca' Foscari di Venezia, con, diciamo così, la curiosità e il desiderio di condividere dell'intellettuale fa anche delle incursioni, o forse in questo caso delle escursioni altrove, quindi non solo nel Medioevo, certo. Perché diciamo per professione si occupa di Medioevo. C'è Gianni Riotta, che tutti conoscete, editorialista di Repubblica, dirige la scuola di giornalismo della LUIS, docente a Princeton, ma soprattutto testimone diretto degli Stati Uniti, soprattutto degli anni che seguono di poco, insomma, la morte di questi due leader, perché diciamo tu già ci vivevi, ci lavoravi, ci studiavi. E poi John Vignola, che è un giornalista, scusate, un critico. Non ti emozionare. Su di te, un critico musicale, conduce tutti i giorni un programma su Radio 1 che si chiama La Nota del Giorno. Allora, io intanto inizierei da Gianluca Briguglia chiedendogli perché ha sentito il desiderio non solo di conoscere di più questi due personaggi, ma poi anche di restituirne qualcosa, no? E quindi di scriverci un libro. E poi l'altra domanda che vi faccio subito, e che faccio anche in particolare a Gianni Riotta, che forse, diciamo così, è più testimone, no? O quantomeno ha un altro tipo di esperienza rispetto alla nostra, perché noi in Italia, noi della nostra generazione, noi che siamo nati negli anni 70, abbiamo conosciuto in un percorso scolastico, insomma comunque nella nostra esperienza, Martin Luther King, ma per scoprire Malcolm X invece abbiamo dovuto aspettare di essere un po' più grandi, e comunque non l'abbiamo scoperto in un percorso istituzionale, l'abbiamo scoperto più attraverso la musica, il cinema. E allora, Gianluca. Sì, grazie mille. Innanzitutto grazie a voi di essere venuti qui, di avere, come dire, condividere il piacere di presentare un libro. Vi ringrazio veramente molto, e ringrazio naturalmente anche voi che siete qui al Libraccio. Io effettivamente, come dici tu Federico, io non sono un esperto di storia americana, neanche di età contemporanea, sono un medievista, però a un certo punto ho sentito un po' l'esigenza di darmi una serie di letture libere. Mi sono, come dire, ricordato di essere anche un intellettuale, oltre che un professore, no? E mi sono imbattuto in questo periodo, le due cose non coincidono, mi sono imbattuto nell'autobiografia di Malcolm X, e alla prima lettura mi ha completamente stregato e quasi frastornato, anche devo dire come anche da medievista, no? Perché per esempio il rapporto tra politica e religione così stretto in Malcolm X e poi in Martin Luther King naturalmente mi ha veramente interessato moltissimo, e quindi ho cominciato ad approfondire, a interessarmi sempre di più, a vedere che c'era tutto un filone anche di autori che precedevano, autori straordinariamente interessanti, Marcus Garvey, Frederick Douglass, William Du Bois, Booker T. Washington, dei quali parlo nel libro perché sono personaggi molto famosi negli Stati Uniti, ma in Italia pochissimo frequentati. E quindi a un certo punto mi sono detto: o mollo, perché devo tornare al mio Medioevo e ricomincio a fare il professore, oppure affronto questa cosa fino in fondo e propongo ad un editore di scriverci un libro. Perché? Perché sono autori in qualche modo dimenticati. Certo, Martin Luther King lo nominiamo quasi quotidianamente e conosciamo soprattutto l'icona, devo dire, no? Più che la storia, più che la personalità, ma Malcolm X ancora di più. Malcolm X è un autore che alla nostra generazione, per rispondere alla tua domanda, di quelli che sono nati negli anni 70, è arrivato soprattutto, ma in maniera confusa, attraverso quel film della fine degli anni 90 di Spike Lee, appunto Malcolm X con Denzel Washington, ma che rimane sempre un po' nebuloso, no? Si sa che è un fautore, sarebbe un fautore della violenza, in qualche modo legato, ma non in maniera diretta, con le Pantere Nere, perché le Pantere Nere in realtà sono venute dopo, si sono ispirate a lui, e soprattutto quello che io non sapevo e ho scoperto leggendo i suoi testi, ma poi i testi della storiografia, è di questa personalità, di questo carisma politico-religioso, insisto, e questa sua opzione, diciamo, di cambiamento della società, una cosa di cui mi sono reso conto subito
almeno dal mio punto di vista leggendo questi autori, è che nella loro grandissima differenza, infatti L'ape e la colomba è un titolo che vuole marcare una dicotomia, anche se il gioco si può fare anche al contrario, chi è l'ape e chi è la colomba, perché Martin Luther King è stata più ape per certi aspetti, no? Perché è King che ha fatto cambiare il quadro legislativo, no? Però entrambi in qualche modo si ponevano la domanda in maniera implicita che si era già posta una generazione di americani una o due generazioni prima, cioè che cosa deve fare un soggetto morale dentro una società immorale. È una domanda enorme, è una domanda americana, perché comincia con Niebuhr, con Reichenbach e tutta una serie di altri autori degli anni 20 soprattutto, alla quale si danno due risposte diverse. Per Martin Luther King bisogna moralizzare la società, per Malcolm X bisogna abbatterla. Ora, mi era sembrato che questa domanda e queste risposte fossero attuali per certi aspetti e che quindi fosse importante, interessante, ributtare nel dibattito intellettuale politico di oggi queste due figure dimenticate. Allora, appunto, dimenticate, non so, però diciamo il fatto che la nostra generazione appunto non abbia conosciuto Malcolm X se non in quel modo, io una risposta non la so dare. Per questo passo il microfono a Gianni Riotta per le sue di considerazioni, e poi, siccome temo che vengano anticipati dei temi, butto subito già una domanda, e che è: nella lunga strada che ha poi portato all'elezione di Obama, quanti mattoni ha messo Martin Luther King e quanti mattoni ha messo invece Malcolm X? Oh, grazie Gianluca per avermi invitato, grazie a te, grazie all'amico Vignola e agli amici del braccio, e che poi ogni volta che mi invitano a presentare i libri qui fanno un affare, perché io poi basto mezza e busta pagato. Allora, adesso che guardavo prima il reparto dei libri vintage, e mi colpiva che c'è Bobby Seale, che è un altro grande protagonista della lotta politica afroamericana di quegli anni, che c'è George Jackson, che era un altro grande politico attivista politico di quella generazione, il cui libro venne recensito, pubblicato in Italia dopo la sua morte, il suo assassinio, venne recensito da Umberto Eco, che allora censiva solo i libri più importanti, e venivano pubblicati da Einaudi, la tua casa editrice, ed erano quindi chiaramente proposte all'opinione pubblica italiana, perché quel pensiero aveva un peso, e visto con la luce di oggi il fatto che Eco lo recensisse vuol dire che raggiungeva un pubblico molto, molto vasto. Allora, piace deluderti, lo so che tu, come mia ex studentessa proprio alla scuola di Umberto Eco, pensi che io sia vecchissimo, però diciamo io non sono stato testimone di quei fatti, perché quando hanno assassinato Malcolm io andavo alla scuola media assai lontano, e se anche volessi voluto andarci mio padre non mi avrebbe mandato, perché allora i genitori erano molto comunque più, ho detto degli anni di poco successivi, sì, tutti, insomma, sì, di non pochissimo successivo. Allora, no, ma questo lo dico così, perché sennò poi dice ma lei c'era quel giorno in... no, non c'ero io. Allora, questo libro è estremamente utile, e anche i nostri studenti lo hanno letto, e come puoi vedere lo hanno letto veramente, perché mi hanno restituito tutto quanto è sottolineato per l'intervista che ti hanno fatto, perché quello che è successo, Federica, è che ormai quando tu parli di Stati Uniti in Europa, e soprattutto in Italia, se siamo in Italia parliamo di Italia, ci sono dei cliché, no? Kennedy è presidente donnaiolo, che è stato Nixon è presidente di Watergate, Johnson è il presidente della guerra in Vietnam, Obama, Santo Obama, premio Nobel per la pace ancora, cioè ognuno dei grandi dirigenti e figure politiche è un grande cliché. Malcolm X è l'estremista, poi l'autobiografia che non era stata scritta da lui, perché c'aveva un importantissimo autore che l'aveva fatta, che essendo un grandissimo a sua volta scrittore aveva reso questa vita leggibile. Allora, la fatica enorme, poi non parliamo diciamo dei nostri colleghi, la fatica enorme è riportare queste figure invece alla loro contraddizione, alla loro straordinaria contraddizione, perché innanzitutto è una storia di giovani, perché Malcolm X e Martin Luther King muoiono prima di aver compiuto 40 anni,
e Bob Kennedy muore a 42 anni, nello stesso anno di Martin Luther King, il 68, e John Kennedy, che è morto invece 2 anni prima di Malcolm X, aveva 46 anni. Quindi è una storia di leader giovani, è una storia di storie incompiute, cioè non sappiamo come sarebbe voluta quella storia lì. E la cosa straordinaria è che sono storie straordinariamente contraddittorie, e in questo Gianluca Brugli è molto bravo nel restituirci questa contraddizione, che invece la narrativa ha completamente sbianchettato. Perché verso la fine delle loro vite, verso la fine di Malcolm X e verso la fine della vita di Martin Luther King, sono incontrati, mi pare, una sola volta, molto casualmente, e i loro percorsi politici vanno per coincidere, perché dopo il pellegrinaggio alla Mecca Malcolm X capisce che non può criminalizzare i bianchi e che se vuole fare politica negli Stati Uniti deve avere una qualche forma di dialogo con i bianchi. Al tempo stesso Martin Luther King è deluso dalla grande società di Johnson, è deluso dal Vietnam e capisce che deve andare verso una forma di radicalizzazione. Quindi, perché dico una storia di uomini giovani? Se fossero arrivati a 50 anni, quelli che tu pensi che io avevo quando partecipavo ai loro movimenti, e quindi posso parlare da quel punto di vista di vantaggio, avremmo avuto un'altra storia politica americana. Perché la diciamo moderazione di Malcolm X e la radicalizzazione del reverendo King avrebbe portato a esiti straordinari. Al tempo stesso, e ho finito la tua risposta, cioè, poi questo te lo dico per un prossimo libro, Bob Kennedy comincia come segretario della commissione McCarthy, cioè all'estrema destra dell'estrema destra della caccia alle streghe, e finisce come il più grande costruttore di una coalizione interrazziale americana sino a Obama, 68-2008. Kennedy parte come playboy disincantato centrista e rapidamente gli anni alla Casa Bianca gli fanno capire che l'approccio che c'era alla guerra fredda non va bene, l'approccio alla guerra in Vietnam non va bene, l'approccio a Cuba non va bene, e che ci vuole, come c'è una nuova frontiera dentro il paese, ci vuole anche una nuova frontiera fuori dal paese. Fa un accordo strategico con Khrushchev che l'aveva prima distrutto, e quindi di nuovo non sappiamo come sarebbe stata una seconda amministrazione. Allora il rimpianto, questo libro è molto affascinante, dovete leggerlo, il rimpianto romantico è che, come per noi Aldo Moro, sono percorsi spezzati, no? Sono percorsi politici spezzati, come sapete noi siamo pieni di percorsi politici che invece arrivano sino all'esaurimento, poi dopo l'esaurimento continuano, dopo la fine dell'esaurimento continuano, dopo la fine della fine della fine dell'esaurimento li candida il PD. Questa è la storia nostra, e quindi questo è il romanticismo di questa storia. Allora, già tu prima accennavi un po' alla questione di Ape e Colomba, qua parlavamo di percorsi che si sono interrotti, quindi la prossima domanda per te è quanto c'era appunto di Ape in Martin Luther King, quanto di Colomba in Malcolm X, quanto sarebbe stata in realtà Colomba. John Vignola, allora, in quale panorama musicale si sono mossi questi due leader carismatici, il movimento per i diritti, e poi anche per te, quanti tasselli ha messo la musica, no, nel percorso che poi ha portato all'elezione di Obama? Ma è un percorso vastissimo, in realtà io comincio da lontano ma anche molto da vicino. Questi giorni credo che esca un film che vi consiglio di andare a vedere laicamente, dedicato a Fela Kuti. Il regista è Daniele Vicari. Fela Kuti è stata questa strana figura che voleva mettere insieme, al di là della sua musica, una nazione africana in Africa, ovvero pensava che ci fosse un'identità africana che era al di fuori della storia dei neri portati negli Stati Uniti, portati altrove e quindi diventati degli schiavi. L'idea di una nazione africana che attraversa anche questo libro in un posto magari ipotetico dove ci si possa ritrovare
Ecco, mi fa venire in mente che la letteratura musicale che poi ci accompagna nel 64, perché il 64 è un anno anche musicalmente incredibile per gli Stati Uniti, a febbraio arrivano i Beatles, che sembra una cosa così, però arrivano i Beatles e si rifiutano di andare a suonare negli stati dove c'è ancora la segregazione. Lui c'era, aveva 48 anni, e vede le Sullivan Show. Le Sullivan Show era questo show estremamente bianco, poco progressista, dove questi quattro ragazzi bianchi cantano il rock and roll, che è qualcosa che hanno imparato dai neri, dal blues, eccetera, eccetera. Quindi la musica statunitense è una musica che nei confronti delle radici nere ha un rapporto complicatissimo di furto, di appropriazione indebita continua, dove i neri si devono sempre lottare per riprendere quella che è stata la prima scintilla della musica negli Stati Uniti, la musica popolare, ovvero partire dal blues. Nel 1954, tant'è vero, il primo che fa rock and roll non si chiama mica Elvis Presley, che doveva essere un bianco che cantava come un nero, ma un tale Chuck Berry, che aveva quasi 30 anni, suonava nella Chess Records, che era la casa del blues, aveva come bassista uno che si chiamava Willie Dixon, che ha scritto senza saperlo perché gliel'hanno rubate le canzoni anche per il Led Zeppelin. Ecco, l'ambiente musicale quindi che fa da sottofondo a tutto questo è un ambiente in cui i neri hanno dettato le regole del gioco, ma questo per tanti motivi, perché la loro lingua è un continuo mescolare tantissime storie. Dicevo, il 64 quest'anno è un anno cruciale non solo perché arrivano i Beatles, ma anche perché sempre nel 64, io sono per lo sport sono un disastro, però saprete che Cassius Clay, che è ancora Cassius Clay, sconfigge Sonny Liston. Allora la leggenda vuole che si trovino a febbraio del 64 nello stesso albergo Jim Brown è un campione, va bene, negli Stati Uniti è popolarissimo, un campione del football americano osannato all'epoca, siamo nel 64, e un tale che si chiama Sam Cooke, che non arriverà praticamente alla fine di quell'anno. Sam Cooke è un nero, ha cominciato a cantare nei cori gospel, sapete che significa Vangelo, no? E sono i neri d'America che reinterpretano al loro modo le letture del Nuovo Testamento. Ecco, Sam Cooke ha un successo straordinario perché ha accettato di cantare per i bianchi, ha accettato di cantare canzoni pop innocue, e ha questa discussione con Cassius Clay, ma soprattutto con Malcolm X, che è presente in questo incontro. Siamo a Miami, c'è un film anche qui che vi consiglio di vedere, di Regina King, One Night a Miami, che è stato distribuito nel 2022. In questo incontro più o meno leggendario, Sam Cooke ascolta Blowing in the Wind di Bob Dylan, o secondo altri A Change is Gonna Come, non lo so, una di queste due canzoni di Bob Dylan che sono canzoni di protesta identità, e Malcolm X dice a Sam Cooke: perché una canzone del genere permetti che la faccia un bianco e non la fai tu? Da questo incontro, che è un incontro che finisce anche abbastanza male, da lì a poco Cassius Clay cambierà nome, Muhammad Ali, entrerà dentro quella che è la storia di amicizia, anche di litigi, Malcolm X, che viene anche raccontata in parte in questo libro. Ecco, Sam Cooke scrive una canzone che si chiama Change is Gonna Come, che è una canzone che racconta di povertà, di miseria e di un riscatto che forse non arriverà mai. Dice: sono nato in una tenda vicino a un fiume e ho paura di morire perché non so cosa troverò dall'altra parte della strada, della mia vita terrena. Non è che vado in un mondo dove ancora una volta sarò schiavo anche se sono morto. Quindi in realtà la canzone è potentissima, Sam Cooke la scrive su questo impulso e non la vedrà pubblicata perché a dicembre del 64 Sam Cooke verrà ucciso in un albergo da una bianca, da una portiera bianca, in situazioni mai del tutto chiarite. Il suo elogio funebre lo racconterà proprio Cassius Clay, che dirà: se fosse morto un bianco ci sarebbe stata un'inchiesta su quello che è successo. Tutto questo apparentemente non ha nessuna connessione con quello che stiamo dicendo insieme a Gianluca e a Gianni, però in realtà ce l'hai, come, certo. Nel senso che lo scenario musicale, che è quello che poi affascina noi come appassionati degli Stati Uniti d'America, è questo continuo appropriarsi di un linguaggio musicale che è quello nero. Tra l'altro vi ricordo che, a proposito di Nazione panafricana, un altro personaggio, Bob Marley,
che con gli Stati Uniti ha avuto un rapporto difficilissimo, eccetera, eccetera, faceva con il rastafarianesimo di nuovo una riflessione su l'Africa fuori da un paese che ci ha colonizzato oppure dentro, che poi fa parte di quello che ci interessa, secondo, che è la forza appunto della musica. Il 64 è un anno particolarmente forte perché finalmente, esattamente dal 3 marzo del 64, non esistono più i race disc, ovvero i dischi che venivano suonati solo nei jukebox per i neri d'America. Vi faccio un esempio: Nina Simone, che conoscete tutti, poteva essere suonata solo in jukebox che potevano essere collocati nei bar e nei ristoranti dove andavano i neri. Questa cosa succede fino al 64, quindi fino al discorso di Martin Luther King, a quello che poi è la storia che viene raccontata qui. È un momento in cui la musica si emancipa, un momento in cui appunto vite spezzate ce ne sono tante, anche quella di Sam Cooke per esempio, quella qualche anno prima di Billie Holiday, che si è sempre rifiutata di entrare dalla porta di servizio dove entravano i neri, che muore incatenata al proprio letto con la scusa che le è stata trovata un po' di droga nella camera d'hotel, vegliata dal suo amico di sempre, Lester Young. Quindi dal punto di vista musicale, questa storia in cui la musica nera e la musica bianca si confondono è potentissima, e con il rock and roll a metà degli anni 50 diventa irrevocabile, cioè non si può più fare a meno della matrice nera nemmeno nella musica bianca. Allora Gianluca, torniamo al titolo, no? E quindi all'ape, alla colomba, e a quanto cioè c'era dell'ape in uno e quanto della colomba nell'altro, e poi se riusciamo a tornare un attimo a quanto è stata importante la religione in entrambi. Sì, in realtà sono cose che già sono implicitamente emerse, no? Sono delle storie veramente bellissime in quell'incontro tra Cassius Clay e Sonny Liston. Malcolm X è in fila numero 7 a guardare il suo amico Cassius Clay, che poi diventerà Muhammad Ali, perché entrerà nella stessa setta islamica di Malcolm, la nazione dell'Islam, con questo capo carismatico che poi era un mezzo delinquente in fondo, che era il molto onorevole Elijah Muhammad, il quale cambia il nome a Cassius Clay, perché una delle regole per entrare nel movimento era di perdere il cognome dello schiavista, no? Quindi tutti i neri avevano un cognome che derivava da un bianco, compreso Malcolm, che si chiamava Malcolm Little, e quindi si metteva una X, si chiamavano tutti X, Malcolm X, Anthony X, John X, per Cassius Clay viene fatta un'eccezione, gli viene subito dato un nome islamico, semplicemente perché è diventato il campione del mondo e quindi gli si possono spremere anche dei soldi, come poi... La cosa però finisce in maniera molto triste, perché Malcolm e Cassius Clay erano molto amici, erano amici fraterni, e quando Malcolm verrà cacciato dalla setta per invidie e verrà poi ucciso da membri della setta, anche se sul processo ci sono delle riaperture molto recenti, Muhammad Ali gli volterà completamente le spalle, e quando lui verrà ucciso Muhammad Ali dice: non bisogna mai nessuno deve osare mettersi contro il molto onorevole Elijah Muhammad. Trovo però, scusa se non rispondo subito alla domanda, perché sono troppe storie, troppo belle, no? Trovo commovente che al funerale di Muhammad Ali uno dei discorsi del compianto sia stato affidato alla figlia maggiore di Malcolm X, quasi a, come dire, a chiudere un rapporto conflittuale che fu molto doloroso. E anche su Bob Marley, Redemption Song non è altro che una canzone che parafrasa un famoso discorso di Marcus Garvey. E Marcus Garvey era il grande rivoluzionario nero degli anni 20-30, di cui il padre di Malcolm era adepto. Anzi, io credo che emerga chiarissimamente dall'autobiografia di Malcolm X, scritta con Alex Haley, naturalmente, che Malcolm X si vedeva come il nuovo Marcus Garvey, sostanzialmente. E l'idea di una razza nera, come la chiamavano loro, panafricana, che andasse fuori dagli Stati Uniti e fuori dall'America, e che quindi necessitava una separazione dai bianchi, è un'idea che Malcolm ha coltivato fino a quel famoso viaggio alla Mecca, e che era un'idea sostanzialmente di Marcus Garvey, no? Quindi tutto si
tutto, quindi l'ape e la colomba, no? Chiaramente, come dire, l'humus dal quale, nel quale si radica Malcolm è un humus esplosivo. Io ho chiamato l'ape Malcolm proprio per questa relazione con un po' come Muhammad Ali, no? Che era, diciamo, pungeva come un'ape ed era leggero come una farfalla, no? È chiaramente facile individuare in King invece la colomba, però giustamente, come diceva Gianni, i due ruoli si possono anche, dipende a che punto della vita li si guarda, perché Malcolm X, dopo il viaggio alla Mecca, scopre che l'Islam non è quella cosa che gli propinava il molto onorevole, ma è una religione universale, universalistica, che non fa distinzione fra le razze, fra i bianchi, fra i neri, fra i gialli. E quindi, e questo è un po' uno dei paradossi che del quale parlo nel libro rispetto al tema religione e politica, la politica di Malcolm diventa laica quando lui si converte all'Islam vero, no? È un paradosso, no? Per un medievista non è un paradosso, per un medievista è come dire, è un qualcosa che nella storia si è verificato moltissime volte. Chiaramente lo stupore mio è stato nel rendersi conto che uomini così, così contemporanei, così forti, così potenti, in realtà fossero ancora legati politicamente a delle visioni di tipo religioso. E quando Malcolm muore si radicalizza un pochettino King. Perché? Perché Malcolm ha creato uno spazio politico, ha creato uno spazio politico culturale che qualcuno deve riempire. Lo riempirà subito Black Power e le Pantere Nere, no? Però Martin Luther King cerca in qualche modo di integrare, sempre nel paradigma della non violenza, certe esigenze che quello spazio aveva creato. E naturalmente lo fa, diciamo, a partire dal Vietnam, dalla polemica sul Vietnam, dalla sterzata della politica di Lyndon Johnson in una direzione, diciamo, di non pacifismo, diciamo così, e naturalmente su King, rispetto ai rapporti tra religione e politica, c'è poco da dire rispetto a quello che già si sa. Lui è un cristiano, il suo paradigma non violento è un paradigma cristiano. In quel bellissimo discorso che è la lettera dal carcere di Montgomery, lui dice: mi accusano di essere un estremista. Questa cosa in un primo tempo mi ha dato molto fastidio, poi ci ho riflettuto ed è vero, sono un estremista. Perché? Perché Gesù Cristo era un estremista, no? Quindi è veramente un panorama da questo punto di vista affascinantissimo e allo stesso tempo contemporaneo e antico, no? Che ci fa capire come poi in realtà le fasi della storia non siano così nettamente definibili secondo i nostri parametri un po' da progressisti un tanto al chilo, no? Per cui c'è un'evoluzione, un'involuzione, un cambiamento, no? Questo è quello che ti posso rispondere su religione e politica. Allora, rimaneva ancora da affrontare la domanda sul percorso che ha portato all'elezione di Obama e poi la stessa domanda, John, qual è stato invece il contributo della musica su questo? No, c'eri stavolta? Sì, no, volevo tornare un attimo su Sam Cooke perché Cooke sta organizzando i diritti, certo, musicali dei neri, musicisti neri. E molta parte delle case discografiche, del business discografico è gestito da italiani, non esattamente i migliori, diciamo, italiani che ci siano lui. Quindi è rimasto sempre abbastanza il giallo che nella sua morte possa essere stata influenzata, anche implicata anche la criminalità organizzata, la mafia italiana, proprio perché lui stava creando questo sindacato che avrebbe dato finalmente agli artisti neri le royalties, copyright, che invece gli venivano negati. Quindi è una storia straordinaria, e di nuovo una persona è morta estremamente giovane. E quello che è interessante nel libro, per cui è utile riprendere, utile leggere, ed è stato utilissimo che tu abbia fatto questo lavoro di ritorno indietro, è lo sforzo politico, perché tutto questo è uno sforzo politico straordinario che porta poi i democratici a perdere le elezioni nel 68 dopo la morte di Bob Kennedy, che forse l'avrebbero vinte se Bob Kennedy
non fosse stato ucciso. E, e il cammino che porta Obama è un cammino di accelerazione, nel senso che la ferita degli 8 anni di Bush figlio ha molto alienato gli Stati Uniti, la seconda amministrazione di Bush è molto negativa e divisiva, soprattutto con i suoi uomini duri, Cheney, Rumsfeld, che allontanano l'opinione pubblica. Quando poi la gente dice che Trump è arrivato come un lampo, si dimentica che Bush padre, che era un signore, un moderato centrista repubblicano, però aveva come capo della campagna Lee Atwater, che usò proprio la carta razziale di un detenuto che aveva ucciso un'altra persona durante un permesso datogli dal governatore del Massachusetts, Dukakis, che era il suo rivale, e usò la carta razziale molto duramente. Kennedy Bush era un simpatico signore e quindi non si sporcava le mani, faceva sporcare al povero Atwater, e anche lui molto giovanissimo, e, però questa caratterizzazione del paese in due paesi comincia da lontano. E Obama arriva come un fulmine al ciel sereno, o non l'avevano visto arrivare, come si dice di moda, come si dice di moda adesso qui da noi. E se pensate alle elezioni del 2008, io ero incerto cosa votare alle elezioni del 2008, perché il candidato repubblicano John McCain era un personaggio fantastico da ogni punto di vista. Poi ha selezionato come sua vice la governatrice dell'Alaska, Sarah Palin, che era un errore clamoroso, e quindi questo ha sciolto ogni riserva per tanti. Obama ha rappresentato un salto straordinario. Vediamo quando ci sarà il primo non bianco primo ministro in Italia, o il primo non bianco presidente in Francia, o il primo non bianco cancelliere in Germania. In Gran Bretagna ci siamo arrivati, e vediamo. Ed è stato uno strappo straordinario. E quello che Obama non ha saputo fare, però, è stato normalizzare la sua vittoria. Cioè lui, premio Nobel dopo poche settimane di Casa Bianca, figlio di una ragazza madre che viveva ad Harvard, ricordatevi sempre questo, che c'è meno distanza tra Harvard e la Casa Bianca che tra Nero, figlio di ragazza madre, e Harvard. Il vero passo da fare è, se sei figlio Nero di una ragazza madre, è andare ad Harvard. Una volta che sei ad Harvard, la Casa Bianca è vicinissima, okay? Molto vicino. Quindi il vero salto di Obama, la vera genialità di Obama, il vero passaggio straordinario di Obama è quello. Però lui non è riuscito a normalizzare questa sua esperienza, non è riuscito a dare la sensazione che chiunque ce la potesse fare, e ha anche coltivato questa sua immagine molto carismatica, molto fredda, per cui Santo Obama ce l'ha fatto ma gli altri no. Però se pensi appunto dalle storie che tu descrivi alla Casa Bianca, certamente l'America ha fatto un grande salto avanti, poi è arrivato Trump, rischia di fare un altro terribilmente indietro, vediamo. John. Beh, dal punto di vista della musica, Obama è uno che ha studiato, cioè nel senso che ha anche un corredo musicale un po' con il centro nel beat europeo, insomma, quando invita Elvis Costello a cantare Penny Lane, c'è questo clash tra queste due culture che arriva, ma in realtà quello che diceva Riotta su anche sul tentativo di far sì che i neri d'America potessero gestire la parte musicale è una croce che non si risolve fino a quando non arriva l'hip hop, sostanzialmente, o certe produzioni. I produttori discografici di qualsiasi, non so, l'etichetta più nera che esiste negli anni 60 è di Memphis e si chiama Stax Records ed è gestita da due bianchi, chiaramente. Non ci sono, comunque, che siano italiani oppure addirittura neozelandesi, in un caso non sono sicuramente neri, fino a quando non arriva un linguaggio che è figlio del blues, anche questo, che è il primissimo hip hop, quello che poi si sviluppa in maniera stranamente
uguale, diciamo proporzionale, sia nelle zone dell'omosessualità anche bianca, invece in quella delle periferie multirazziali, no? È l'hip hop il primo momento di appropriazione anche da parte neri dell'industria discografica, che da quel chiaramente succede, non succede certo nel sud degli Stati Uniti, che invece ha una musica, quella degli Allman Brothers, insomma, della band che suona con Bob Dylan, estremamente legata, addirittura ancora c'è un gruppo che si chiama The Band, che è il gruppo che ha accompagnato Bob Dylan per buona parte degli anni 60, quello con cui Bob Dylan ha suonato in un caseggiato rosa, per cui è nato le prime registrazioni illegali della storia del rock, no? Questo gruppo, la band, cantava le canzoni della parte sudista della popolazione. C'è una bellissima che racconta di come venga ammainato lo standard, no? The Night They Drove All Dixie Down, bellissima, struggente, piena di malinconia, che racconta dei sudisti che perdono la loro guerra. Questa lunga letteratura bianca in opposizione invece al blues, a un certo punto, secondo me, negli anni 90 trova non una sua pacificazione ma una forza sempre più potente, di cui poi Obama, che in realtà è un ascoltatore onnivoro, si appropria con, credo, la sua curiosità, nel senso che una cosa che nel libro si dice, avere il colore, no? Ecco, possiamo dire che piano piano, che va avanti, un certo tipo di musica si bianchizza, si slava un po' di più. Ecco, Obama è sicuramente, non è un grande appassionato, secondo me, del blues delle origini, però è un grande appassionato dei Beatles, e portare i Beatles in Casa Bianca, per me che sono beatlesiano, è una cosa straordinaria. Ovviamente significa che c'è un movimento in cui si entra nell'industria discografica e invece di avere la nazione panamericana abbiamo dei neri benestanti, borghesi, dentro un sistema che li ha accolti. Adesso la vera domanda che possiamo farci, che è una delle questioni fondamentali del libro, è fino a quanto io nero mi sento americano e quanto non lo sarò mai. Ecco. Questa è una domanda che forse ogni nero d'America cui potrà dare una sua risposta personale, ma sicuramente questa integrazione dal punto di vista altoborghese è andata, ma forse è andata da qualche decennio. Ecco. Allora Gianluca, se vuoi aggiungere qualcosa, e se no c'è un tema, e probabilmente su questo partiamo magari da Gianni Riotta, quanto insomma in Black Lives Matter c'è dentro dell'uno e dell'altro. Sì, no, io credo di... cioè, me l'ho dimenticato che c'era Veronica. Allora, io credo che non ci sia niente, nel senso che io penso che il percorso politico, come noi lo viviamo nelle società contemporanee, e l'accelerazione data nell'ultima generazione da internet, dai social media, abbia completamente, il mondo della globalizzazione, abbia completamente spezzato i legami con le ideologie, con le storie. Certo che la storia è sempre importante e funziona, però ci sono anche momenti come il professor Briguglia insegna, ci sono anche momenti di cesura poi nella storia, cioè a un certo punto cadono Costantinopoli e la storia cambia. Allora io penso che la globalizzazione, internet, i social media e la fine del modello industriale abbiano cambiato per sempre gli Stati Uniti. Quindi oggi ci sono neri che sono super integrati, che sono ad Harvard da due generazioni, che non hanno nessuna forma di distacco dal loro paese, e ci sono invece bianchi che il nonno guadagnava $27 l'ora lavorando alla General Motors, loro ne guadagnano 7 l'ora, 8 l'ora lavorando ad Amazon, e quindi sono bianchi ma totalmente alienati dalla società.
credo che in particolare l'influsso politico di Martin Luther King sia penalizzato, come capita anche a noi, dall'istituzionalizzazione, la festa, le scuole, il francobollo, e quindi per questo libro è utile, cioè è talmente un'icona che poi diventa complicato per noi. Parliamo di una figura italiana, Garibaldi è una figura straordinariamente radicale nella storia del nostro paese, straordinariamente radicale nella rottura che porta nella storia politica l'unità del nostro paese, ma chi la conosce più? Cioè per noi è, capito, l'eroe che è barbuto e bello, che cavalca, quindi, e io c'ero ovviamente, ma di quello sono fiero però di esserci, perché erano molto pochi, come tutti quelli che cambiano veramente l'Italia, erano molto pochi e molto, diciamo, guardati male dalle elite, sia conservatrici che progressiste, come adesso. E allora, quello che è Black Lives Matter, c'è sicuramente un elemento di radicalismo, c'è sicuramente un elemento di estremismo, però quello che è, secondo me, importantissimo, e ho finito anche, poi alla fine questo libro è anche un libro sull'Italia che guarda la storia politica italiana e l'americana, ed è anche un confronto tra la nostra visione politica e la loro visione politica. Allora, io sono sempre straordinariamente innamorato di come in Italia i guru conservatori o di destra, i guru centristi liberali, i guru di sinistra che erano con me quando ero giovane, e siano tutti completamente sempre contro il politicamente corretto, e mi spiegano che non si abbattono le statue, infatti noi ci abbiamo la statua del Duce a Foro Italico, che le statue non si abbattono perché sono parte della cultura, e che non si fa una battaglia estrema per i diritti, e che allora è ovvio che non è così, ed è ovvio che in qualunque movimento per i diritti tu hai un momento di estremismo, ed è ovvio che i parrucconi vedono l'estremismo per condannare l'intero movimento, mentre le persone raziocinanti, soprattutto, diciamo, le persone raziocinanti progressiste, tra cui io penso, diciamo, un schieramento al quale io spero di appartenere, e dovrebbero guardare oltre l'estremismo, la sostanza è importante, cioè oggi è in corso negli Stati Uniti una battaglia per le identità, una battaglia per le nuove identità, una battaglia per cancellare completamente certe oppressioni del passato, che è una battaglia estremamente radicale. Ma io non mi sorprenderei se tra 20 anni ci ritroviamo qua a discutere di come erano belli quei movimenti in America di 20 anni fa. C'è in Europa e soprattutto in Italia un conservatorismo e un conservatorismo culturale che unisce la destra e la sinistra, che ovviamente non può non capire una disruption così forte come quello che fanno gli americani. Questo, diciamo, l'interesse importante di questo tipo, dovresti farlo sulle culture politiche presenti adesso negli Stati Uniti, la seconda puntata, perché pone l'Italia davanti a un dubbio. Voi? E noi? Gianluca? Beh, questi sono temi che non possiamo toccare qua. Questo rapporto tra il presente e la storia è, per uno storico, poi è proprio la sostanza di quello che uno cerca di fare, no? Il fatto che non si possa non riattualizzare, no? Per esempio, c'è una storia degli storici che in qualche modo è inaccessibile al grande pubblico quando viene fatta seriamente, e poi c'è una storia che è racconto, che è tentativo non tanto di riattualizzazione o di manipolazione, quando la politica ci mette sulle mani, per esempio, oppure, come dire, divulgatori improvvisati, no? Però c'è anche, in alcuni temi, io trovo che ci sia una possibilità di
riattivare alcune cose. Non si tratta di riattualizzare, ma di riattivare. Per esempio, io che sono entrato in questi argomenti tramite Malcolm X, o Malcolm X, come dicono con vezzo americanista gli altri nostri ospiti. Arriva da Londra. Ci sta. Io ho imparato tardivamente che Dubois in realtà si dice Dubois, l'America, quindi insomma, che è uno dei personaggi di cui parliamo. Io sono entrato tramite Malcolm X, ma quando poi mi sono trovato a studiare l'opzione non violenta di Martin Luther King, che è tutt'altro che un'opzione buonista, no? Cioè è, come dire, la capacità di affrontare le conseguenze della disobbedienza senza esercitare violenza. Una cosa che mi è venuta in mente subito è: ma se quello che manca forse oggi è un Martin Luther King palestinese e un Martin Luther King israeliano, per esempio. Un'opzione che è completamente uscita dai radar, no? Cioè viviamo in un mondo in cui, che è collassato di nuovo nella violenza, no? Allora, è chiaro che Martin Luther King è, come dire, un'icona, una figurina, una statuetta, tutto quello, ma poi quando lo guardiamo certe opzioni, leggiamo certi testi e vediamo quello che è successo e quello che sono riusciti a fare, non sono convinto, come pensava King, che anche di fronte al nazismo la non violenza avrebbe prodotto dei risultati. No, non ci credo. Però in situazioni come quella che ho appena citato, perché l'Europa non guarda lì quando deve schierarsi? Perché non cerchiamo di riportare in auge certe posizioni che sono in qualche modo opzioni permanenti, riattivabili, non riattualizzabili? Perché non si può. Malcolm X è morto nel 65, King è morto nel 68, sono passati 60 anni in pancia alle culture politiche rimane qualcosa di questo, oppure qualcosa si perde ma poi riaffiora. Perché la storia non è lineare, non è un superamento una volta per tutte, lo sappiamo noi per esempio in Italia con le culture che in qualche modo si richiamano al fascismo, no? Non è che ci sia stato un superamento del fascismo oppure una cancellazione o un ritorno, la storia si muove in maniera sinuosa. Fa delle curve e poi si ritorna, no? Come quando uno sull'autostrada affianca un fiume che a un certo punto sparisce e poi ritorna perché ha fatto un'ansa, no? La storia è un'ansa, no? Allora riuscire a capire quando è il momento buono per far riaffiorare un qualcosa era quello che mi sembrava utile e mi sembrava appropriato rispetto a queste due figure, a queste due grandi opzioni per cambiare la società immorale da parte di esseri morali. Vogliamo aprire un attimo a chi è venuto? Apriamo. Allora, quindi, se ci sono delle domande, mi avvicino con il microfono. Curiosità anche, insomma. Se no interroghiamo. No, sì, c'è l'effetto interrogazione. Vabbè, non hai preparato... Oggi sono intellettuale e non professore, quindi non interrogo. Vabbè, allora, nessuna domanda... Però, diciamo, questo libro è... Ah, ecco! Vai. Bello. Bello. No, meglio il microfono. Non c'è lì, allora fallo avvicinare. Alzati un po'. Vai. È un giochino, ma forse ci hai pensato. E se guardiamo invece alla realtà italiana non attuale, ma quella insomma della stagione dei diritti civili, del femminismo, della lotta operaia, se dovessi fare due nomi, quali sono secondo te la colomba e l'ape della nostra realtà provinciale? Dici in Italia? Sì. Sicuramente non hanno avuto lo stesso impatto, sì. lo stesso eco. Però se dovessi scegliere due nomi da accostare alle due facce della vita. Ma non lo so perché... Ho pensato, un giochino che non ho fatto, ho pensato invece a un altro giochino, no? Quali sono adesso i temi caldi come potevano per noi italiani. Questo è il libro di un europeo, io lo dico sempre. Questo è il libro di un europeo che guarda dei fenomeni che sono lontani nel tempo e nello spazio, relativamente lontani nel tempo e nello spazio.
È probabilmente un libro che non avrebbe grande interesse negli Stati Uniti, no? Però era un libro che io ho pensato per un'audience europea, sostanzialmente, italiana europea. E mi sono chiesto quali possono essere i temi sui quali ci si può spendere, no? In una maniera. L'unico tema che mi è venuto, però non siamo all'ape e alla colomba, è quello delle donne sostanzialmente, no? Cioè il tema legato al femminismo, al ruolo delle donne nella società, che è arrivato ad una svolta, ad un momento, ancora una volta, un momento cruciale, e che è un tema nel quale la società nel suo complesso si deve spendere, no? Io vedo un po' i fenomeni da un punto di vista, come dire, della società nel proprio complesso, no? King dice una cosa, Malcolm ne dice un'altra, ma fanno entrambi parte della stessa società, no? E così come le classi dirigenti sono trasversali, così come il popolo, diciamo così, è trasversale. Dal punto di vista di trovare un'ape e una colomba, qui sono d'accordo con Riotta, cioè la nostra cultura nazionale, chiamiamola così, è una cultura essenzialmente conservatrice, quindi è difficile trovare sia l'ape che la colomba, no? Qualcuno diceva tempo fa, se fosse, ricordo una battuta, no? In alcune culture come quelle francesi sono parricide, no? Si cerca di uccidere il padre. La cultura italiana è una cultura per cui si chiede al padre il permesso di uccidere il fratello. Lo diceva Saba, vedi, che ed è vero da questo punto di vista, no? Quindi abbiamo anche un sistema politico, diciamo, che non da sempre, cioè da sempre repubblicano naturalmente, un sistema politico che non educa alla presa di responsabilità, no? C'è secondo me anche un elemento nel nostro parlamentarismo culturale che non favorisce l'insorgere di figure api o anche colombe, diciamo. Quindi in realtà non sono due mondi, come giustamente diceva Gianni, no? Sono due mondi come dire, contemporanei, coevi, ma che non in fondo non si toccano da questo punto di vista. Quindi avrei difficoltà a dire chi sia l'ape oggi o chi sia stata e chi la colomba in un periodo repubblicano, attualmente, per non tornare a Garibaldi sostanzialmente. No? Qualcun altro? Vabbè, se voi volete aggiungere qualcosa, non so, rispetto a se c'è un pensiero che esce vincente e che cosa ancora è da compiere rispetto al cammino iniziato da questi due leader, e poi John, se abbiamo parlato della musica e di come di qual è stato il panorama musicale in cui si sono mossi questi due leader, quanto la musica riesce a perpetuare oggi il loro messaggio? Posso cominciare io? Vabbè, la musica, c'è quella canzone famosa degli U2, no? Degli U2, Pride, The Name of Love, che insomma non parla solo di Martin Luther King, ma parla in generale dell'orgoglio con la sua valenza positiva o negativa che può avere. Beh, insomma, bisogna fare una distinzione tra la musica veramente Bob Marley e veramente Fela Kuti pensavano che attraverso la musica si potessero evangelizzare le persone, no? L'idea di questo film di Daniele Vicari, Fela Kuti, Mio Dio Vivente, è la storia di un italiano, insomma, di qualche decennio fa, non c'è ancora internet, eccetera, che si perde nel regno di Fela Kuti e crede che e trova un'altra identità. Quindi c'è una musica che è stata utilizzata ed è utilizzata anche come veicolo, insomma, quando, non so chi di voi ha visto. Sicuramente Gianni Riotta c'era, aveva già una quarantina d'anni, però quando Bob Marley venne a cantare, venne col suo tour a San Siro, lui portava avanti una rappresentazione religiosa, non solo certo, musicale. Se la sera era il suo faro nella notte, anche su questo, in questo libro si parla anche di questa cosa. Poi c'è una musica che è la musica, in realtà, diciamo, statunitense in generale, che è rappresentazione, se volete letteratura, pop, insomma, in sfondo, che è meravigliosamente adatta per raccontare il mondo in cui viviamo, e lo fa anche adesso, e poi
qui in Italia, con tutto quello che sta succedendo sulla criminalizzazione, no, della trap, che si limita a raccontare delle cose più che a essere invece, no, un veicolo di propaganda. Diciamo che negli Stati Uniti la musica, l'intrattenimento, l'identità sono una cosa importantissima. Non credo che abbiano mai fatto fare dei grandi passi nell'evoluzione, diciamo, della coscienza, però mi sbaglierò, sociale e politica, però ci sono stati dei grandi festival, siamo stati tutti molto felici a Woodstock e anche al festival di Newport quando Bob Dylan è arrivato con la band elettrica. Cioè sono momenti di grandi artistici, anche sociali, potenti, ma non mi pare che siano poi... uno si può impossessare di queste cose, ecco, ma non mi pare che... Adesso infatti tutta la paura che parrebbe incute nei repubblicani l'ascesa di Taylor Swift, no? È molto divertente, perché stiamo parlando di una ragazza che parte con uno dei generi più conservatori della storia degli Stati Uniti, tra virgolette, che è il country. Cioè proprio lei fa country all'inizio, poi succedono un sacco di cose perché la musica si evolve, quindi fa hip hop, e adesso i repubblicani hanno paura che lei prenda posizione, hanno paura, non so quanto la paura non li faccia dormire la notte, però ecco, è importante come scenario. Gianluca, vuoi concludere? Sì, io che concluderei con, sì, un elemento di cronaca. In realtà prima abbiamo parlato delle storie interrotte, no? Io di solito ho un approccio molto freddo alle cose che scrivo, da medievista, eccetera, però a un certo punto, quando mi sono reso conto, come Gianni diceva, che Malcolm X è stato ucciso a 39 anni quando stava cominciando il suo ciclo politico, no? Mentre King aveva in qualche modo già dato, no? Però non sappiamo che fine avrebbe fatto poi politicamente, eccetera. Malcolm X stava proprio cominciando, no? E questa cosa, che tra l'altro è una cosa che sottolinea anche King alla morte di Malcolm X, perché appunto si stava avvicinando ai diritti civili, insomma stava abbandonando l'opzione della violenza, aveva abbandonato l'opzione separazionista, insomma, e aveva un carisma crescente, una capacità di convincere, una capacità di capire, una capacità di accusare le ipocrisie della società americana, no? Viene ucciso da alcuni killer appartenenti a questa Nation of Islam, che era la setta alla quale era appartenuto fino a qualche... La rabbia che mi è montata, stranamente, io che sono freddo rispetto alle mie cose, nel vedere questa vita spezzata, e la gioia che invece ho avuto qualche mese fa nello scoprire che hanno riaperto il processo per la morte di Malcolm X. Nel senso che uno storico dilettante, una persona che fa la guida turistica, a un certo punto, che è un musulmano giovane di una, insomma, relativamente una cinquantina d'anni, per non darmi del giovane, no, che non sono, si è fatto dare l'accesso agli atti sostanzialmente del processo e ha scoperto che c'erano tutta una serie di flagranti contraddizioni tali per cui era possibile, secondo una legge recente degli Stati Uniti, riaprire un caso chiuso anche a distanza di decenni sulla base di alcune prove concrete, solo che ci voleva e ci vuole l'assenso delle persone che sono state giudicate. Allora, di quelli, tre sono stati arrestati e mandati in galera per l'uccisione di Malcolm X. Uno era reo confesso e inoltre era stato preso con la pistola in mano, quindi c'era poco da... Altri due si sono sempre dichiarati innocenti e il terzo li ha sempre scagionati. E facevano tutte e tre parte della Nation of Islam. Uno è morto in carcere, il colpevole, diciamo così, è morto in carcere. Un altro innocente è morto in carcere anche lui, un terzo, che ora è molto avanti con gli anni, ha scontato tutta la pena. Allora questo storico, insomma questo attivista, è andato e ha tentato di convincere, e l'ha convinto a firmare questo foglio, che lui non voleva firmare, ne hanno fatto una serie di Netflix, un documentario sostanzialmente molto interessante. Alla fine questo ha firmato, perché diceva: io non mi fido dei bianchi, quindi non firmo, cioè non mi interessa, ormai ho scontato la pena. E questo gli chiede: ma tua figlia pensa che tu sia l'assassino di Malcolm X? E questo dice: questa è una storia complicata, no? Cioè, non vuoi che tua figlia sappia che non sei stato tu? E lui dice: va bene, dove devo firmare? Sulla base di questa richiesta è stato riaperto il caso, sono stati scagionati quei due lì, e la figlia, le figlie
che si chiamano adesso Shabazz di Malcolm X, hanno nel febbraio del 2023, quindi un anno fa, hanno chiesto un risarcimento di 100 milioni di dollari e la riapertura del caso contro la polizia di New York, l'FBI e la CIA, perché ormai è chiaro che avevano diciamo, occultato le prove dell'innocenza di quelli che sono stati accusati. Io diciamo, sarò forse un po' fanatico a questo punto, essendomi preso a stare, ma non vedo l'ora che diano la sentenza e spieghino soprattutto, e anche questa è una cosa che arriverà un po' dopo, qual è il ruolo dei capi della Nation of Islam come mandanti dell'omicidio di Malcolm X. In particolare, ma senza accusare nessuno, nella maniera più assoluta, tra l'altro ci stanno registrando e ci mancherebbe altro, una nota di colore. Nell'autobiografia di Malcolm X si parla di un Louis X, che è Louis Farrakhan, che era un cantante di Calypso, che ha scritto l'inno, che era giovanissimo ed era proprio un uomo che aveva il culto di Malcolm X. Quando Malcolm X viene cacciato, a Louis X viene chiesto di scrivere un articolo nel giornale della setta che si intitola "Quest'uomo merita di morire". 15 giorni dopo Malcolm X viene ucciso. Attualmente Louis X, che è Louis Farrakhan, ha più di 90 anni ed è il capo della Nation of Islam. Se voi andate sul sito della Nation of Islam c'è una gigantesca excusatio non petita in cui si spiega chi ha ucciso Malcolm X, l'FBI, la CIA. Cioè. Io chiaramente nella maniera più assoluta non sto mettendo in relazione la prima cosa che ho detto con la seconda, però sarebbe ora, proprio per la grandezza di questi personaggi, di capire effettivamente com'è andata quella storia. Scusate, questa è una paranoia mia che c'entra poco con il libro. Allora, possiamo forse chiudere a questo punto. L'unica controindicazione di questo libro è che ti viene voglia di approfondire esattamente come hai fatto tu, cioè qualsiasi citazione che tu fai, hai voglia di andare in libreria, in biblioteca a cercare la fonte diretta. Se è così sono contentissimo. Esatto. No, è sicuramente così, però siccome non tutti qua siamo intellettuali, non credo che produrremo altri libri sull'argomento. Comunque, grazie a voi, grazie. Grazie a Radio Radicale. E grazie a Radio Radicale. Grazie mille.